Una bella partita complessivamente, nonostante poi nella ripresa sia stato un calo da ambedue le squadre, al risultato già acquisito. Sì, beh, sì, abbiamo fatto una buona partita, però poi anche il caldo ci ha un po' tagliato la gamba a tutte e due le squadre, ecco, di più non si poteva fare. Poi alla fine eravamo tutte e due stanche, ci siamo accontentati insomma di finire qua questa partita, che dove sono viste anche delle buone cose, insomma, abbiamo lottato, abbiamo sfiorato parecchie volte, diciamo, il gol, e quindi niente, noi siamo contenti, ecco, di questo pareggio, perché ci fa proseguire ancora nel nostro sogno, anche se noi non siamo partiti per i playoff, ma naturalmente per salvarci. Adesso ci troviamo a 50 punti e abbiamo un'altra partita da giocare, Savoia ha perso, e quindi ci proveremo, ecco, quindi a fare questi playoff. Al di là di questa partita, il bilancio della Vibonese è certamente positivo, e sappiamo che già state costruendo il futuro. Beh, il futuro è stato costruito quest'anno, nel senso che siamo partiti in ritardo al 20 di agosto, quindi senza neanche un giocatore, con dei ragazzi siamo partiti, abbiamo fatto l'inizio del campionato dove abbiamo fatto anche parecchio bene, poi abbiamo una squadra giovane, credo una delle più giovani di questo campionato, abbiamo buttato le basi, diciamo, per un futuro, diciamo, programmabile, perché prima non c'era niente a Vibo, ecco, e quindi ci sono le basi per poter costruire qualcosa di importante. Adesso sta alla società, io ho un contratto di 3 anni, cioè, per questo progetto, quindi vedremo adesso come finiamo questo campionato, dopodiché ci ritroveremo a parlare per il prossimo campionato. È logico che si va a costruire qualcosa, appunto, di più importante, perché se no si fa, però le basi sono state buttate, perché questa squadra giovane, però è cresciuta, i nostri giovani sono cresciuti, tante volte abbiamo giocato con 5-6 under in campo dal primo minuto, quindi diciamo che il nostro lavoro è stato fatto più che bene. Il presidente Cappo ha le idee molto chiare, l'abbiamo intervistato poco fa, ci ha detto che intanto lotterete per i play-off e naturalmente anche per l'anno prossimo state già programmando l'attività calcistica. Sì, ripeto, noi con i play-off non c'entriamo niente, però siamo lì, abbiamo fatto 50 punti e quindi naturalmente il presidente è contento di questa squadra, è contento di questo campionato, perché nessuno si aspettava che noi potessimo fare tutti questi punti, siamo lì e quindi vogliamo dare anche una grossa soddisfazione al presidente, che se lo merita, la società e anche i nostri tifosi, perché proveremo a fare questi playoff, poi vedremo. Il nostro obiettivo era la salvezza e costruire qualcosa di importante per gli anni a seguire, perché la Vibonese è una squadra che vuole uscire, diciamo, da questa categoria e quindi ritornare in C2, perché è retrocessa l'anno scorso, quindi è logico che con un programma si può fare, comprando giocatori a destra e manca, magari i nomi, diventa più difficile, perché la Serie D è un campionato difficilissimo e quindi bisogna programmare per poterlo poi eventualmente vincere. Il giocatore più interessante di questo campionato, a suo parere? Ma giocatori ne ho visti parecchi, ecco, ci sono tanti giovani che mi hanno impressionato, anche Pollina stesso, per esempio, 94, un buon giocatore, giocatori miei che hanno fatto molto molto bene, tipo il portiere Spanò, che ha fatto 7 gol, ha fatto una tripletta domenica. Quello che ho visto io è giovane, poi quelli che conoscevo già, quelli sono, diciamo, in questo campionato, diciamo che quelli che mi hanno impressionato sono più i giovani che, diciamo, giocatori più esperti, perché sono giocatori che transitano sempre questi campionati, quindi li conosco, però i giovani ne ho visti alcuni e quindi credo che questo campionato soprattutto è un campionato per far crescere, appunto, questi ragazzi. Un giudizio sul Ribera, non per la partita di oggi, ma quantomeno per la matricola in questo campionato. Quello che ritengo dire, diciamo, per il Ribera, io credo che hanno fatto un ottimo campionato, una squadra che a un certo punto si trova anche a lottare per i playoff. Io penso che hanno fatto più che bene, un miracolo, nel senso che questa società ha portato questa squadra salendo dall'eccellenza. Ha fatto un campionato di Serie D onorevole, perché era molto difficile, un campionato difficile dove sono delle squadre importanti tipo il Cosenza, il Messina stesso, l'Icata, tutte le squadre che hanno fatto la Serie B, quindi blasonate, quindi il Ribera si è ritagliato uno spazio importante, quindi credo che questa società e l'allenatore stesso con questi ragazzi abbiano fatto un ottimo campionato.